Ci piace questo momento della domenica da passare insieme perché ritroviamo come sempre puntuale il nostro Don Pasquale Pio Di Fiore. Ben trovato, buona domenica! Buona domenica a te, buona domenica a tutti! Ecco qui, la luce, un po' buio oggi in volto, Don. Sì, purtroppo ci dobbiamo adeguare alle situazioni che ci troviamo attorno. Vabbè, quindi oggi sì, un po' buio. Sì, colpa della luce artificiale, non certo quella luce che abbiamo dentro. Allora, Don, ci sono tantissime novità oggi, apro una parentesi, quindi vi invito a rimanere sintonizzati perché dopo Don Pasquale parliamo di scuola e di futuro, di giovani, e poi parleremo con un colpito dal Covid, quindi insomma lo raggiungeremo a casa. Ma con te invece, Don Pasquale, vogliamo soffermarci sulle novità che riguardano la Chiesa, volute da Papa Francesco e che riguardano le donne. Sì. Che novità è questa? Sì, la grande novità, ecco, che di cui siamo stati spettatori negli scorsi giorni è stata quella del motu proprio che Papa Francesco ha promulgato il 10 gennaio, quindi qualche giorno fa, il giorno della festa del battesimo del Signore, che si chiama Spiritus Domini, già il titolo dice molto, e diciamo così riguarda la modifica di un canone del codice di diritto canonico che riguarda l'accesso delle persone di sesso femminile, quindi delle donne, ai ministeri che fino a poco tempo fa erano considerati propriamente maschili, essendo anche ministeri laicali, ma erano riservati comunque agli uomini, che sono i ministeri del lettorato e dell'accolitato. Ecco, Papa Francesco ha fatto ancora un passo in avanti, riconoscendo la grandezza del ruolo della donna nella Chiesa. Senza le donne, ecco, la Chiesa non si potrebbe reggere tantissimo. La donna è colei che, ecco, secondo quanto Papa Francesco continuamente ci dice, è colei che rende il mondo bello, ma ancora di più, che rende anche la Chiesa bella. E questo passo che Papa Francesco fa fare a tutta la comunità cristiana è un passo che dice l'incidenza reale della donna anche a livello ministeriale, perché di fatto molte donne nelle nostre comunità già sono protagoniste in questo senso, sono già lettrici, quindi leggono la parola di Dio durante le assemblee liturgiche, sono ministre straordinari della Santa Comunione. Quindi Papa Francesco ha voluto ancora di più esprimere, forse come un ringraziamento fattivo, concreto, al grande ruolo che la donna ha nelle nostre assemblee liturgiche, quindi per la nostra Chiesa. La donna è colei che custodisce, che rende bella ogni cosa, e quindi Papa Francesco penso abbia voluto esprimere anche così la sua riconoscenza verso quel mondo femminile che abita, popola le nostre comunità, le nostre parrocchie, ed è bello che sia così. Vero, un ringraziamento e un riconoscimento rendendo ufficiale e istituzionale la presenza femminile sull'altare. Quindi una bella notizia. Passiamo ad un'altra notizia, perché poi ci sono donne che ovviamente portano avanti la famiglia, educano i bambini, lavorano, non si fermano mai, nemmeno durante i mesi di gravidanza. Stiamo parlando delle donne africane. Ne parliamo perché, Don Pasquale, io te l'ho mandato in anteprima, abbiamo un video realizzato amatorialmente da Don Nazareno Galullo in Africa. Noi con lui ci siamo collegati diverse volte, quindi stiamo conoscendo un po' l'ambiente in cui vive e la gente che ci vive. A questo proposito parla proprio delle donne, quindi guardiamolo un attimo, Don. Ciao a tutti e a tutte, oggi è giorno di mercato a Tanghietà e come vedete sulla strada tutte le donne stanno recandosi a vendere quel che hanno. È sussistenza vera, dico quasi sopravvivenza. Ognuna ha il suo carico di carboni, di papaye, di arachidi, piuttosto che legna da vendere appunto per fare fuoco per la cucina, pomodori. Ecco, voi vedete sfilare qui tutte le donne, io vado su un po' più piano, alcune col bambino attaccato alle spalle che poi magari allattano anche durante il percorso. Nessuna si lamenta, nessuna chiede il passaggio, hanno la meta finale, come meta finale il mercato di Tanghietà,
il mercato da dove qualche volta ho trasmesso per Padre Pio nel programma della gara giornalista Sanremini. E ecco, questo è uno scorcio di vita quotidiano, lunedì mattina dei vari villaggi vanno verso Daghilà. Non posso riprendere perché sono in macchina la strada di montagna, che pure è piena di gente che viene dall'altra parte, quindi Daghilà è un po' il crocevia di questo nord del Benin, un mercato bello, ricco, colorato, pieno di profumi, e diciamo solo profumi, per dire che certi odori sono molto intensi e anche pungenti. Lascio ancora le immagini parlare, qualche camion fermo, perché i camion qui sono i nostri camion rottamati, comprati al mercato del super 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 usato di Cotonou. Sono camion che quando fanno la salita uno su tre si può dire si ferma. Ne ho visti davvero tanti di camion, come ho visto anche fare incidente a tantissimi camion, cose un po' difficili dalle nostre parti, che un camion faccia incidente, che vada a sbattere contro la montagna, segno che sono senza freni, senza revisione, senza controllo. Sono vecchi, hanno già fatto milioni di chilometri sulle strade europee, della Spagna, della Germania, dell'Italia, della Svizzera, e vengono poi rottamati, ma la rottamazione consiste nell'esportazione. L'Africa come spazzatura? Beh, questo potrebbe essere un altro argomento critico, polemico, ma reale. Abbiamo fatto un giro in macchina con Don Nazareno, che ringraziamo e salutiamo ovviamente a distanza. Don Pasquale, ci ha raccontato uno squarcio di vita in quel momento. Il lavoro, che bel elemento della nostra vita il lavoro, perché fa parte integrante della nostra esistenza qui sulla Terra, e il lavoro contribuisce a renderci più umani, la nostra Costituzione italiana ce lo dice, ma fa parte anche cristianamente del giusto rapporto che deve intercorrere tra noi e il Signore. Questo ce lo insegna già la Genesi. Le prime pagine della Bibbia ci mostrano Dio al lavoro, però al settimo giorno si riposa, si apre alla contemplazione di quello che ha creato, e così insegna anche a noi che siamo suoi figli, siamo suoi discepoli. E il lavoro è fatica, è vero, ha questo elemento di pena, però è anche contemplazione del bello che ci sta attorno, è il nostro modo di custodire il creato che il Signore ci ha affidato. Ecco, il lavoro non deve mai avere il sopravvento, ma si deve sempre aprire a quello spazio di umanità che esso concede a ciascuno di noi. Questo ce lo insegna anche il Signore. Prendiamo per esempio il sesto capitolo del Vangelo di Matteo, in cui Gesù ci dice di non lasciarci eccessivamente schiacciare dalle preoccupazioni e dagli affanni di questo mondo, in cui certamente rientra anche l'ambito lavorativo, ma di aprirci alla provvidenza del Padre, che sa ciò di cui noi abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo. Quindi è vero, il lavoro non deve essere mai uno strumento di oppressione e di schiavitù. In questo ricordo un bell'articolo del padre gesuita Ska di qualche anno fa, che fa la differenza tra servizio e schiavitù. Il lavoro non può essere schiavitù, cioè non può essere strumento di oppressione, che è la forma più degradata e degradante dell'opera umana, ma deve essere espressione di servizio. Servizio che in greco si dice liturgia, quindi il lavoro è una liturgia, è un modo umano per lodare il Signore per quello che ci dà, per il bene che ci offre. Questo deve essere il lavoro per noi cristiani, un rendimento di grazie al Padre. Ed è anche un ambito, un ambiente in cui ci si può santificare il lavoro. Ovviamente in Africa sono forse le donne a volte le uniche a procurare mezzi di sostentamento per le loro famiglie, quindi insomma un po', forse si nota un po' più di disuguaglianza rispetto a noi donne dell'Occidente. Certo, un po' di disuguaglianza c'è, perché forse, ecco, nelle culture africane c'è questa centralità della donna nell'ambito del lavoro, non solo, ecco, familiare, ma anche produttivo vero e proprio. Penso al lavoro dei campi.
ma anche in quello, ecco, molti fattori culturali condizionano. Poi c'è da dire che purtroppo in quelle regioni così ricche da un punto di vista naturalistico, ma anche e soprattutto da un punto di vista umano, c'è anche tanto sfruttamento da parte delle grandi multinazionali che guardano poco in faccia al bisogno reale ed effettivo della gente. Quindi, ecco, bisogna considerare il lavoro femminile nella globalità, ecco, della sua azione, cercando di tenere presenti, ecco, tutti i fattori, sia quelli positivi sia quelli negativi, cercando di potenziare quanto c'è di buono e cercando di mettere sempre più un argine al male che anche in questi casi c'è. È vero, abbiamo visto Donna Zereno recarsi al mercato, adesso vediamo quindi un'andata, adesso vediamo anche un ritorno. Brevissimo video e poi ritorniamo insieme anche per salutarci. Ecco, adesso faccio la strada al contrario perché anch'io sono stato al mercato e vediamo quante donne ancora arrivano. È un mercato pieno. Voi vi chiederete perché le donne? L'Africa è donna e soprattutto il lavoro faticoso è donna. Vedete qui, ecco qua questa scena, c'è un uomo con un bastone e niente, delle donne invece che in testa hanno i pesi. E questa è l'Africa. E questa è l'Africa, soprattutto questa parte di Africa. La donna porta davvero su di sé, con la legna porta tutto il groppo della famiglia, e mentre l'uomo va nei campi, fa il lavoro dei campi, la donna fa il duro lavoro di vendere, di smerciare, di cucinare, di crescere i figli, di allattare e di fare le faccende di casa. Beh, io vi lascio con questo scorcio di Atakora, che è montagna, come vedete, questa bella montagna che si spacca in due a un certo punto, e durante la stagione delle piogge c'è una bella cascata, la cosiddetta appunto cascata di Tanghietà, camion solitamente fermi, qualcuno anche in movimento, e questa volta il trasporto è del cotone, la cui filiera è altrove. Qui c'è la materia prima, tutti comprano a basso prezzo dal Benin. Buona giornata, ciao a tutti e tutte. Eccoci qua, allora abbiamo fatto questo tratto di strada insieme a Donna Zereno, ancora grazie, magari ci ritroveremo insieme. Don Pasquale, c'è un'Africa produttiva, questo lo stiamo vedendo, però bisogna aiutarla a crescere anche nel benessere. Certo, non bisogna mai dimenticare che il servizio di ogni uomo e quindi il servizio di ogni cristiano è sempre per lo sviluppo integrale della persona, per il benessere fisico, economico, lavorativo, morale. Siamo tesi a creare un'azione che veramente diventi collaborazione all'opera di Dio, che vuole tutti i suoi figli liberi e santi, anche attraverso il loro lavoro. Che bello. Allora, sei contento di questo viaggio breve in Africa? Tu sicuramente sì, sicuramente anche i nostri telespettatori che ci seguono da casa. La speranza è di dare all'Africa una prospettiva sempre di rinascita, di sviluppo vero e determinante. E ovviamente non si può fare a meno della partecipazione attiva del mondo femminile. Questa parte è tutta dedicata alle donne, Don Pasquale. Non possiamo farne a meno. Ogni giorno dovremmo riscoprire l'importanza delle donne nella nostra vita. Sembra quasi una puntata dedicata a questa, in occasione di quella famosa giornata in cui si ricordano le donne. Ma noi le ricordiamo 365 giorni l'anno, un pensiero particolare alle donne in Africa. Grazie a te, Don Pasquale, anche per la tua presenza oggi. Grazie a te, grazie a tutti per la possibilità che mi date di stare in mezzo a voi. Breve ma intenso come sempre, grazie di cuore, a domenica prossima, voi restate sintonizzati. A domenica, grazie. Ciao. Ciao. Aspettate.